Volevamo sapere come mai questa novità di De Sica Ghini da coppia pazzoide playboy a padri di famiglia, quindi alle prese con altri tipi di problemi. Ma guarda, è stato un po' perché non sapevamo più che inventarci in quella direzione. Avevamo esaurito tutti gli intrecci di parentela, di amanti, di miei figli, di mogli, delle mogli, delle mogli, delle mogli. E insomma, poi ci sembrava giusto fare un tentativo diverso, anche perché l'altro episodio che avevamo pensato era invece una commedia degli equivoci, eccetera, e quindi va naturalmente compensato con l'altro episodio. Ha qualche aneddoto da raccontarci questa esperienza appunto in Brasile? No, gli aneddoti, sì, insomma, le solite cose di set, quello che casca, quello che inciampa, quello che si fa male. L'unica cosa che diciamo che mi può stupire è che non ci sono le belle donne a Rio, per cui siamo tutti andati per vedere, adesso andiamo sulla spiaggia, invece bruttissime tutte donne. Però sul set ce n'è una che vale per mille. Ma non è brasiliana, è svizzera, che è proprio tutta un'altra faccenda. Vero, quindi è soddisfatto del lavoro, sì, sì. E ce l'auguriamo anche noi. E per quanto riguarda invece, cosa ha da dire rispetto all'esibizione di questi due nuovi talenti? Eh beh, sono bravi tutti e due, si sapeva già che erano bravi perché non è che sono stati, diciamo, presi dalla strada come una volta, ma vengono tutti e due da delle esperienze televisive importanti. In questi casi bisogna azzeccare la coppia soprattutto, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista invece umano, e mi sembra che l'abbiamo fatta, c'è stata subito sintonia con i due attori più grandi, chiamiamolo così, e questo ha contribuito a fare sì che tutto venisse molto bene. Sì, infatti c'è da dire che dall'esterno effettivamente si evince un'unione, una sinergia proprio di staff palese anche fuori dal set, sembrerebbe. Sì, sì, no, è così, non sembrerebbe. Bene, grazie mille. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rain.